Questo titolo è nato da un'idea così, un'idea un po' bizzarra, diciamo, Drone Generation, uno dei tanti titoli che si può dare a un canale YouTube, no? La storia è semplice, parla di un operatore che va a giro, non dico per il mondo, ma insomma va a giro per diverse regioni dove ci sono delle possibilità. Individuo un posto abbastanza sicuro e anche adatto al volo e poi via, si parte. Il personaggio si chiama Marcello Galli, è un operatore di drone che ha praticamente le licenze sia A1, A2 e A3 negli scenari STS-1 e STS-2. Fatto un corso, diciamo, di droni, e per questo poi si dedica nel tempo libero ai voli, soprattutto sulla natura, diciamo. Ora, per quanto riguarda, diciamo, il significato del titolo, se si dovesse dire in parole semplici una nuova generazione, la generazione dei droni, no? Dove sono apparsi così da punto in bianco e hanno fatto scena sul mercato internazionale. E questo che ha fatto? Ha fatto sì che ha portato al pubblico una vastità di riprese di luoghi eccezionali, di nature fantastiche e quant'altro che fino a quel momento magari molti non conoscevano. Chiaramente questo lavoro è facilitato anche dal fatto che poi i montaggi video li faccio, come potete vedere, in un ufficio molto grande, praticamente spaziosissimo, dove ho tutte le attrezzature, ho praticamente il computer per fare i montaggi e io adopero esclusivamente Wondershare Filmora perché mi trovo benissimo, e quando uno si trova benissimo va avanti con quello e basta, insomma. Questo è l'ufficio dove io lavoro, qui ci sono tutte le attrezzature sul piano principale e poi con internet si può far tutto, insomma. Una volta che è chiaro che, insomma, anche i lavori di montaggio richiedono il suo tempo, quindi durante la settimana è necessario seguire ore e ore di montaggi, di modifiche, eccetera eccetera. Insomma, se uno trova un programma, diciamo, adatto a se stesso, tutto funziona alla perfezione. Com'è Marcello? Marcello è un semplice personaggio, un operatore, come dicevo prima, di droni. Più a volte può succedere che mi dimentico di registrare, di dare il via alla registrazione del drone. Parlando delle tensioni, delle paure, sono all'ordine del giorno, perché per esempio scegliere i luoghi, cercare di trovare un punto dove magari non si dà noia a nessuno. Sì, a volte mi arrabbio. A volte invece la prendo in risata, si fa quattro risate, è normale, insomma. È regolare, no? Nel senso, quando si vola la prima cosa da fare è stare belli tranquilli. Quindi rilassati il più possibile, ma sempre con una punta d'attenzione di dove si vola, soprattutto d'occhio la telemetria per vedere se tutti i dati, i satelliti, il numero dei satelliti, la distanza dall'operatore, la distanza dal suolo. Io ho scelto di lavorare qua a casa mia. E avevo già allestito un grande ufficio qua, però poi una volta che ho iniziato ho preso passione e ora l'elaborazione video, diciamo, che è diventata
forse la cosa primaria che sto facendo adesso, insomma. Diciamo il genere che a me piace lavorare nei video è cinematico epico. Che le musiche che adopero sono tutte di quel genere, perché a me mi mette l'adrenalina quel tipo di... è come un'avventura aerea, no? Della serie, cioè vado a riportare alle persone paesi e luoghi che non si sono mai visti. Sì, diciamo che c'è una grande interpretazione sia dell'operatore di volo che del volo stesso. Beh, per me fare i voli è una cosa fantastica, perché quello che io vedo poi cerco di ritrasmetterlo quando ho elaborato il video. Principato delle Asturie, bellissimo ragazzi, stupendo, è una cosa eccezionale. Oserei dire che è una delle serie più fantastiche che ci possano essere sul canale. Non ve lo perdete, mi raccomando. Ciao! En verano, Principato de Asturias 2. Llega en el canal Drone Generation. Permanezcan con nosotros.